del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Auguro a tutti buona giornata nella festa di San Pio da Pietrelcina, il santo cappuccino stigmatizzato per oltre 50 anni mentre pregava nella piccola, la vecchia chiesetta del convento di San Giovanni Rotondo, contemplando il crocifisso, ha ricevuto come San Francesco 800 anni fa le stigmate, ha portato la passione di Cristo nel suo corpo, ma tutti noi cristiani battezzati portiamo la morte di Cristo, la sua passione, anche nel nostro corpo, non come Lui, ma certamente nelle nostre sofferenze. Voglio pregare oggi l'intercessione di Padre Pio per tutti i sofferenti, per soprattutto alcuni bambini gravemente malati, per alcuni medici, in particolare gli operatori sanitari. Padre Pio ha voluto la casa del sollievo, della sofferenza, proprio perché voleva che i malati fossero trattati bene, e anche per tutti coloro che svolgono un particolare lavoro nella ricerca scientifica. Preghiamo con le parole di Padre Pio: o Gesù, vieni a rinascere nel mio cuore, nella mia anima, restaci sempre, forza nella porta, regnaci per sempre. Tu conosci la volontà che vuole assolutamente possederti, amarti ed essere sottomessa alla tua legge. Porta nel mio freddo cuore l'amore più ardente. Accendi tu quel fuoco che sei venuto a portare sulla terra affinché, consumato da esse, mi immoli sull'altare della tua carità, quale vittima d'amore, perché tu possa regnare nel mio cuore e nel cuore di tutti. Padre Pio prega per noi, tu che oggi ascolti tante richieste, tante preghiere, e hai detto che le ascolterai tutte sempre, esaudiscile per la tua potente intercessione e dona al mondo la pace e la concordia. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina, il Signore benedica tutti i malati, i sofferenti nel corpo e nello spirito, doni a tutte le famiglie l'unità e la pace. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Con l'augurio di buona giornata, pace e bene.